Sì, dai, oggi è andato tutto per il verso giusto, per fortuna. Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che comunque, nonostante la posizione in classifica, ha dimostrato di avere dei valori importanti. Poi sono contento, insomma, di aver contribuito con il rigore parato, perché comunque magari potevamo, gli ultimi minuti poteva essere un po' più di sofferenza, invece così è andato tutto per il verso giusto, per fortuna, quindi sono contento. Un riscatto importante dopo l'infortunio, tra virgolette, di Frosinone. In che giorni sono stati? Ma sì, no, ma purtroppo quelle sono cose che uno non può prevedere. Poi in carriera comunque penso sia stato il primo errore così grave che ho fatto e sono contento che ho reagito grazie anche all'aiuto di tutti quanti, perché i compagni, la società, il mister, lo staff, tutti quanti praticamente non mi hanno detto mai nulla, anzi mi hanno aiutato a giocare come sempre, e quindi quando hai persone così importanti intorno che ti aiutano anche magari nei momenti più difficili, è facile poi ritornare sulla retta via e fare quello che uno ha sempre fatto. Quindi ringrazio a loro e tutti quelli che mi hanno aiutato in quei 2 o 3 giorni che sono stati, insomma, difficili, perché comunque non ero abituato. Però bene, sono contento che queste 2 partite ho dato il mio contributo e ho reagito bene all'errore di Frosinone. Senti, l'ultima per me, Luca Reggi ti manda i suoi personali ringraziamenti. Non so se hai già parlato con lui. Vabbè, ma quale, c'è, cioè, un rapporto che va anche oltre il calcio, quindi è una persona fantastica e già in campo mi aveva ringraziato dopo il rigore, quindi no, a parte gli scherzi, oggi era giusto così perché era una festa per lui e era giusto che andasse tutto il verso giusto per celebrare il suo record, e noi siamo onorati e orgogliosi di avere un capitano così. In attesa del Palermo, Gaeta insieme al Bari, ci pensate come avete accolto gli altri risultati? Diciamo questo primo posto. No, sinceramente nemmeno abbiamo guardato la classifica, sono sincero, perché comunque noi il nostro pensiero è di giocare ogni partita per vincere senza guardare quello che fanno gli altri. Me lo stai dicendo te adesso, insomma, quindi vuol dire che il Bari ha vinto in trasferta e sicuramente è una squadra attrezzata per salire, però noi dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a fare quello che stiamo facendo, perché non scordiamoci che fino a un mese e mezzo fa eravamo in una posizione medio-bassa di classifica e fortunatamente, grazie al lavoro che facciamo quotidianamente col mister, con lo staff e con tutte le cose che la società ci mette a disposizione, e in più anche grazie alla nostra predisposizione al lavoro, siamo riusciti a risalire in un campionato che comunque è difficile e basta poco per trovarsi subito giù un'altra volta. Quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo, sempre restando con i piedi per terra e lavorare, perché comunque siamo una squadra che non possiamo permetterci un attimo di calo.